spinto così tanto sui monaci, infatti magari avrei dovuto provarlo se lo avessi saputo. Charred Ruins, se lo avrebbi sapesti, lo avrebbe fatto. Storm and bad weather greatly affect the game world. All according to plan. Qui c'è un uomo grosso. Parliamo con l'uomo grosso. Enjoy your final. Non vuole parlare. Non vuole neanche attaccare. Sì. Ha appena attaccato. Pensavo che almeno potesse fare qualcosa, invece no, non potevo né parlare né niente. Una cintura, Sash of Slash. Fortune saving throw succeeded. No, aspetta, è questo qua. Più 6 enhancement bonus a dexterity e un DR5 su slashing. Quindi più 4 a tutto, però il più 4 a tutto è più utile per tutti i vari roll, eccetera. Potrebbe essere valida su di lui. DR5 su slashing, stiga. But of course. Però insomma, si è preso, c'ha un altro più 2 a dex, questo. E dai, che ci avete messo a fare a botola se poi siamo scimmi? Pure voi. Pure voi però. E queste due stanze pure a buffo proprio completo. Possiamo uscire e tornare in capitale. Tornare in capitale. The end times are nine. Harim. Allora, qui abbiamo fatto tutto. Qua mi dice che ci sono delle novità in zona, ma tanto è falsa questa cosa, perché ogni volta che dice nuovi eventi, guarda, mo ci viaggiamo e dirà non puoi entrare qui dentro perché bla 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 bla. E infatti location not available. Adesso diranno sono stanco, per favore fammi riposare. Io dirò no, dobbiamo arrivare in città. No, dovete morire. Manca poco, su. Dai, 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 manca poco, ragazzi. Tenete duro. Ah, Bald Hilltop. È ripartita la faccenda della Bald Hilltop. Dobbiamo assolutamente però entrare in città e far riposare sti boys. Andiamo alla Bald Hilltop. Quindi è successo qualcosa di nuovo. È vero che non l'abbiamo mai risolta la faccenda della Bald Hilltop. Si mantiene all'infinito. Jethal. Finally, I have news about the Half-Blood. I expected him to seek shelter somewhere far from our lands, but no, he was spotted not far away. Dice, finalmente ho delle news sul Mezzosangue. Credo che sia quello che ha ucciso lei, no? Tutta la storia, eccetera, eccetera, di lei che era stata ammazzata e poi era ritornata in vita e voleva scoprire chi fosse stato. Mi aspettavo che cercasse rifugio lontano da qui, ma no, è stato beccato non lontano da qui. Dove si trova? Not far from the Valley of the Dead. What a fitting place for a Farasmith. Farasmith? What? Desperately trying to rid this world of the undead. Such determination might have been an asset in dealing with Vordakai. But I wish to discuss something else. The Half-Blood was spotted chasing some pauper pilgrim woman. Judging by the things my agent managed to find out, the woman herself made her out to be quite interesting. Ok, praticamente si trova vicino alla Valle dei Morti, sta, a quanto pare è sulle tracce di una donna che sta inseguendo, e la donna potrebbe essere molto interessante anche per noi, a giudicare dalle informazioni che lei ha raccimolato dal suo contatto. To track down the Half-Blood, I had to deal with a whole range of scum, thieves, vagabonds, grave robbers, one of them located in Neo, but then preyed upon the pauper woman,
couldn't miss a chance to rob her blind. In her handbag, the thief found some ominous writings, thinking the papers were cursed. He decided to rid himself of them by giving them to me. Do you know what they turned out to be? Excerpts from Serving Your Hunger, the sacred text of Urgathoa followers. Quindi praticamente hanno rubato tutto a questa tipa che sta scappando, e il tipo che ha rubato la borsetta alla tipa ha trovato questi fogli, questi libri, li ha dati a Getal, gliel'ha venduti perché aveva paura che fossero maledetti, e viene fuori che sono praticamente questo libro si chiama Serving Your Hunger, sono parti di questo libro che è il testo sacro di chi segue la dea Urgathoa. O la principessa pallida, goddess of physical excess, disease, and dead, vabbè, che è la dea della morte, praticamente, dei non morti. I have examined the stolen papers closely, and now I believe that their owner is a high-ranking priestess of Urgathoa. It seems this half-blood persists in his desire to rid the world of all my goddess followers. He is skilled at covering his tracks, but now we have a chance to intercept him. Let's go to the Valley of the Dead and find this priestess before he acts. Then, when he comes for her, well, the servants of any deity should be able to stand up for their faith. Is it not so? Ok, andiamo. Quindi praticamente lui dice che dobbiamo trovare lei prima che lui la trovi. Ce la faremo? Sì, facciamo Baldiltop e poi direttamente Valley of the Dead. Però prima facciamo un riposino perché c'è Ala che tra un po' casca per terra e sta muore. Tic tock, tic tock. Siamo a posto, tutti quanti cured. Siamo freschi come la rosa. Andiamo. Hypnotism. Notismo pure lo dovrei usare, però il fatto è che nel 90% dei casi, pure che ne so, cosa Soundburst, mi sa l'ho usato una volta e basta. Exit. Sì. Poi tra l'altro ci dovrò andare con Jethal lì o no? Boh. Scopriremo presto. Prima andiamo alla Baldiltop che sta qua dietro a devastare tutto. Così finiamo pure la missione di Jethal. Degli gnometti. Sfaciolando malissimo. Ala, tu dovresti fare no slow ma haste a tutti quanti. Ala, vai da lei. Tono haste. Sì, baba via. Ma non faccio neanche in tempo a buggare. Però non è ancora morta, attenzione. Ma lui è scritto. Ma abbiamo risolto. Benissimo, è stato uno scontro mega easy. Get to the bald hilltop, yeah. E andiamocene. Never mind, perché loro sono stupidissimi. Allora, dobbiamo tornare in città a vendere. Poi andiamo a fare il lavoro che ci ha chiesto maledizione. Mental perfection più 6, composite longbow. Ma che cazzo sta facendo questo? Diventare scemo. Grotus awakes us. Uh,
An invisible cone of despair causes a great sadness. Radiante, c'hanno questa disperazione. Questa disperazione del popolo. Vabbè, ma in realtà basta che. Però, ragazzi. Posso usare il mio party o no? Time's not waiting. Ala che c'ha? È confuso, vabbè. Adesso gli passa. Adesso gli passa. That's what they do. Ah, lì. Posto. Mo l'ho lasciati lì, sarebbe divertente. Torniamo in città, vendiamo. Riposare non ce n'è bisogno, perché alla fine non ho usato nulla. Vendiamo ciò che va venduto. Vabbè, in realtà tanto vale che li faccio riposare. Quasi, tanto non credo che succeda nulla che vada in malora la faccenda lì. Facciamo riposare così, reccano gli HP, i vari use delle spell. E poi ci dirigiamo in direzione della Valley of the Dead per vedere quello che è successo. Riposino. Questa cosa qua, per esempio, ecco, questo è un flow un po' della programmazione, secondo me. Questa stanza qui potevano fare tranquillamente una porta di merda, la attraversi, ci passi e riposi, no? Invece devi fare il mini caricamentino, passare di là. Mitico Tiger. Il micetto Tiger. Che il micetto Tiger ci dà più 2 morale a Perception e allora. Mica scemenze il gattino Tiger. Main Square. Vediamo un po' che oggetti c'hanno i ragazzi. Ah, tra l'altro devo vedere quella cosa di Mental Perfection. Quella dovrebbe dare Int, Wisdom e Carisma più 6. Più 6 era, tra l'altro. Quindi la diamo a... O vediamo. Lui che c'ha più 4 di Mental Perfection. Tiè, barabum. 5, 2, 7, allora vediamo. 18, 21, 14, 24. Vabbè, così già arriva N meglio. Diadema cinetico, questo vabbè, il cinetico ovviamente a lei lo lasciamo. E lui c'ha la corona che gli dà il più 6 carisma. E stiamo a posto così, diciamo. Questo è un arco da vendere, sì. Composite longbow plus 2. C'è qualcuno speedato, il nostro zarci. Offri, vendi. Questo arco, queste spadacce, valutato, questo è tutta merda, via. Già lo so. Dio, 190k. Poi c'erano pure tutte queste. Via. Dai che c'ha un po' di scroll, un po' di roba, un po' di wand, che c'è un botto po' di wand, io non lo userò mai, non ho niente di utile. Vediamo di qua. Vediamo Verdel se c'ha qualcosa di nuovo. Facci vedere Verdel. Pi 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 pi. Mithril full plate. Nah. E ultimo, ma non importante, meno importante, Hassuf. Per lo più è roba che io ho venduto io. Flame Guard. Nah. Ta merda questa. Ring del più 2 enhancement bonus constitution instead of becoming fatigued after raging. The wearer takes 1 damage each round for a number of rounds. CMD against disarm attempts if the wearer has the weapon training ability and is building weapon. No, elmetti ce n'ho abbastanza per tutti. Questo aumenta il danno di channel positive energy. Solo il danno aumenta il danno ai non morti di un D6 in più, ma
Non saprei, Mighty Fist, Bracer of Armor, ma... Non hanno niente che catturi il mio interesse, onestamente. Mazza. Compriamo dei build points per il nostro... Ne compriamo una millata, via. No, vabbè, sti cazzi, costano troppo, arrivederci. Tanto non so neanche se il computer in automatico li utilizza. Probabilmente sarebbero stati soldi buttati. Allora io ce l'ho buttato. Ma che cazzo me ne frega a me del... Com'era? Io c'ho il diesel. Ma Darwin sta ancora qua. What? Prendetelo, guardie. Non mi stai convincendo. Ma perché non... What? Perché sta ancora qua? Ma che cazzo... Perché? Mi sa che si è buggata un po' la quest. Lui non doveva stare là in teoria. Vabbè, comunque gli ho mentito dicendo che l'avrei aiutato. Adesso chissà se si bugga la cosa. Spero di no, che non rimanga incastrata la faccenda. Sennò sarebbe un brutto problema. Allora, dobbiamo andare di qua. Di qua. Qui, Valley of the Dead. Let's go. 2 giorni e 13 ore. Fight. Cominciamo bene subito. 2 metri combattimento. Barabum. Dei lupetti. Lo smilo donna. Tra l'altro occupo lo smilo donna. As it should be. Pare di sì, no? Occupo il proprio. No, di qua. In due time. Questo animaletto. Non saprei. Cannot hide. Io ho già visto il beginning. Non saprei il nome. Oh no. Oh no problem. Ormai gliela stiamo proprio. Tanto andrà a finire così, che sottovaluto i fight, ma a un certo punto arriverà qualcosa che ci bisciotta e lì dovremo pensare un po' di più a come organizzare i combattimenti. Leave. Però comunque buono, danno sempre un po' di exp in più questi combattimenti random, che male non fa. Tra l'altro avevo letto, mi pare, molto tempo addietro, che il gioco si finisce a livello tipo 16, 19, una cosa del genere. Quindi in realtà siamo ancora parecchio indietro. Ok, le prank dei fei stanno costando molte vite, ma io che devo fare? Qualcosa ho messo in automatico. Time to search for the spot to rest. Andiamo avanti. Ma perché mi continua da sta cosa? Scusa. Che devo fare io?
Non posso controllarlo il coso, lo devono fare loro. Ok, Taneka. Tale Taneka. I'm just an old, lonely pilgrim, living out the rest of my days, please. Just leave me alone. Dice, lasciatemi in pace, sono semplicemente una vecchia pellegrina. Quindi dobbiamo andare avanti verso la Valley of the Dead. That is not far. Non c'è nessuno. O no, forse, boh. Però mi diceva di andare qua. I don't capisce. Ok, Draven è scomparso di nuovo. Maybe she can provide some answer. Vabbè, dobbiamo trovare. Ma non è sta tizia qua, però. Ah, no, aspetta. Ok, ho capito. Ho capito. Leviamo lei, mettiamo lei. Sì, ok. Sì, Evil Pranksters. Che devo fare? Che devo fare con questi evil pranksters? Che gli devo raccontare? Non lo so, cioè me lo continua a dire come se io abbia qualcosa a che vedere. Adesso andrà a finire che mi fallisce la baronia per qualche motivo strano. Ok, adesso sicuramente ci dirà qualcosa. Eccola qua, infatti. Ah, why do you disturb a poor pilgrim? I leave, perhaps, my final days. As Urgathoa heard my place, I have been waiting for so long. Vabbè, diciamo, perché disturbate il mio pellegrinaggio? Dice, sto vivendo probabilmente i miei ultimi giorni. Che Urgathoa mi abbia ascoltata. You may call me Jethal. You guessed correctly. We serve the same goddess. In case you are unaware, a servant of Pharasma is chasing you. We could help you, but first I would know who you are and how you might prove yourself useful. Ok, vabbè, insomma, si presenta, dice, hai immaginato, serviamo la stessa divinità, e se in caso che tu non lo sappia, servitore di Pharasma ti sta cercando. Potremmo aiutarti, ma prima vorrei sapere chi sei e se tu ti potrei dimostrare utile. I'm not surprised. The servants of Pharasma have chased me for nearly 40 years. My name is Taneka. What do you want to know? Ok, dice, non mi stupisce, mi hanno inseguito per più di 40 anni. Il mio nome è Taneka, cosa vuoi sapere? Cosa stai facendo qui? I came here, sensing the awakening of an ancient and powerful undead creature, hoping perhaps I could somehow scoop up a handful of his incredible power, turn myself undead and slip away from death. But it seems that I'm too late. Ok, dice, praticamente ha sentito questo grande potere, questo non morto che si è svegliato, e sperava di poter raccimolare un po' di quel del potere che c'era lì del non morto per poter diventare appunto una non morta e sfuggire alla morte. Ma è arrivato troppo tardi e sicuramente parliamo di Wardakai. Chi sei? Cosa vuoi da noi? This cannot be explained in one breath. Long ago I was a powerful priestess of Urgathoa, the leader of a secret cavern. I had everything, power, beauty, wealth, admirers, ready to sacrifice their lives for me. I possessed the secret of Urgathoa's ritual, which grants the power to overcome death and old age. It demands the life of blood. Relatives as a payment, but what of that? I had given birth to two adorable daughters and raised them in anticipation of the day when their youth and beauty would become mine. Praticamente lei prima aveva potere, bellezza, eccetera, eccetera, e aveva il segreto per vivere per sempre di Urgathoa, che era appunto una magia di sangue fatta con il sangue di parentela. Quindi aveva fatto nascere due bellissime figlie appositamente per, un po' come succedeva su Dragon Age Origins, no? In cui
la vecchia, adesso non mi ricordo neanche il nome, maledizione, la strega del, dei boschi, che aveva tirato su la figlia unicamente per possederne poi il corpo. But I was naive and overconfident of my power. I met an enemy who destroyed me and all my hopes of a second youth. But why would you care about the grief of a dying old woman? I still know the secret of the ritual, and I can share it with you. Oh, beautiful Jethal, the ritual would grant you immense power. You can even become a living being again, if that is your wish. All I ask in return is that you prolong my life. Raise me as undead. The other roads to eternity are closed to me, and I do not wish to die. Beh, quindi dice, sono stata sciocca. Ho confidato troppo nel mio potere. Quindi pensavo che il mio potere fosse più di quello che effettivamente era. Ho incontrato un nemico che ha distrutto me e le mie speranze di una seconda giovinezza. Ma perché dovrebbe mai fregarvi delle scemenze che ha fatto una vecchia donna che si avvicina alla morte? Si avvicina, diciamo, in maniera un po' più poetica, no? Che va verso l'orizzonte. Conosco ancora il segreto, il rituale segreto, e ve lo condividerò. E poi fa, oh, bellissima Jethal, il rituale ti darà un potere immenso. Potresti anche diventare un essere vivente di nuovo, se vuoi, se tu lo volessi. Tutto quello che chiedo è che tu prolunghi la mia vita, che tu mi faccia ritornare come non morta. Le altre vie per l'eternità sono chiuse, mi sono state chiuse ormai, ma non voglio morire. This offer sounds tempting. What do you say, Halloween? Dice, sembra un'offerta valida, insomma, mi tenta. Tu che ne pensi? Quindi vuoi che Jethal ti uccida e ti faccia ritornare come non morta, e in cambio ci offrirà il segreto del rituale? I do not think killing me is necessary. Only the pathetic remnants of my former strength support my body. I need only loosen my grip and my end will come swiftly. Yes, in exchange I offer a priceless secret. It can be used in many ways to grant new powers or even a new life. Ok, dice, non c'è bisogno che mi uccidiate, basterà che io semplicemente stacchi un pochino la presa dalla vita, e col fatto che è vecchia, dice, la vita se ne andrà dal mio corpo. E comunque sì, in cambio vi darò questo segreto che non apprezzo, e lo potete usare in tante maniere, per dare nuovi poteri oppure una nuova vita. Ok, Jethal, mi sono deciso, la conoscenza è conoscenza. Quindi diciamo di sì, ci accettiamo il segreto e poi decideremo se usarlo o meno. I almost did not expect. I yearn to know that I have endless years ahead instead of an imminent end. Give me this chance, sister, and be blessed by our goddess. Ok, quindi lo farà, lo stanno fando. Boom. Now I propose we leave this carrion to the ravens. This pathetic, weak, ugly creature was unworthy of Argatoa, and even more unworthy of a gift of one life. Quindi Jethal ha cambiato idea, dice, dovremmo lasciarla ai corvi, questa patetica, debole, brutta creatura non era degna di Urgatoa, e ancora meno degna del dono della non vita. Lies and pride, that's all you are and all you will ever be, Jethal. Don't think yourself anymore. Dice, bugie e pride non mi viene mai, ragazzi. Pride è una parola che non mi verrà mai. Veramente. Ogni volta la devo rileggere perché me la dimentico. Poi è una parola stupida, veramente. Orgoglio. Orgoglio. Dice, bugie e orgoglio. Sei tutto quello che sei e tutto quello che sarai, Jethal. Non crederti più di questo. Chaotic Good la lasciamo lì. Io farei il neutrale, però abbiamo fatto un accordo. Mi piace rispettare gli accordi, quindi go. I cannot disobey one who holds so much power in his hands, even if I'm disguised with what needs to be done. Fallo, Jethal. Ya. Yeah. E mo arrivano i tizi cacciatori della non morta.
e Neo, il falso mercante. Ah, quindi era lui un falso mercante, in realtà era lui il tizio di Farasma. I hope you've settled all your affairs with the poor old exile. I was an, it was an interesting show to watch. Ok, dice, spero che abbiate finito quello che stavate facendo. È stato uno show interessante da guardare. You, so many years later, and you come to me again. Why are you here? Why stand once more between me and immortality? Dice, tu, dopo tutti questi anni, sei di nuovo qui. Perché sei qui? Perché sei di nuovo tra me, ti frapponi tra me e l'immortalità? Quindi era lui il nemico che gli aveva distrutto i sogni di immortalità ai tempi. Enneo, spiegati. I don't have much to add beyond what I'm sure you already know. I'm the Inquisitor of Farasma, and for almost 40 years I've hunted the undead and cultists of Urgathoa. For the glory of the Lady of Graves, I destroyed Taneka's coven. I tracked Jethal into the wasteland and killed her, only to find that her hideous deity returned her to life. To put an end to that, I made use of a company of naive young elves from a camp near the Thorn River. Quindi praticamente lui aveva rincorso per 40 anni lei, aveva ucciso Jethal, quindi abbiamo scoperto chi è che l'ha ucciso, e insomma si lamenta del fatto che la sua divinità l'abbia riportata in vita. What a stunning frankness. Did you imagine, Half-Blood? That those youngsters could handle me and the king. Infatti dice che praticamente ha fregato dei giovani elfi che non sapevano la missione che stavano andando a fare. Infatti lei dice, quale franchezza. E immagini che, e immagini tu, mezzo sangue, che quei giovanotti possano prendersi cura di noi e del re. Do not be so naive, Inquisitor. I had no hope that the young elves would kill either you or your defender. No, I wanted you, rather, to kill them. And I did all I could to inform their relatives in Kionin of the horrible violence you perpetrated. Retribution will follow sooner or later. One lonely warrior of Farasma may fail, but three elven clans will find a way to extract their revenge. There is no way out, Jethal, not for you. Ah, quindi praticamente quegli elfi che lui ci aveva mandato addosso precedentemente per attaccarci erano elfi di tre clan differenti, e quindi lui dice, io non volevo che loro mi uccidessero perché non sapevo benissimo che non ce l'avrebbero mai fatta, ma ho sparso la voce che voi li avete uccisi. Dice, quello che non riusciranno a fare tre poveri giovani elfi, non riusciranno a fare tre clan dei poveri elfi, non tre, non so quanti cazzo erano, non riusciranno a fare tre clan elfici incazzati. Dice, non c'è via d'uscita, Jethal, non per te. Ok, ho sentito abbastanza, adesso il turno di cacciare la spada e Neo e di morire come un pagliaccione. E di morire come un pagliaccione. Lei l'hanno sdraiata perché è tipo nuda, mi sa. La tipa si è fatta 35 buff e è stata ferma. Abbiamo livelliamo. Parliamo con Enea, direi, no? Thank you, sister. A new king. My journey in this world is not over yet. Posso parlare con Jethal, forse? You have my attention. Ok. Follower Taneka turned on that. She wanted Jethal to receive the secret of an evil ritual. We have thought, follower. Maybe she can provide answers. Ah, quindi possiamo anche tornare indietro, direi. A questo punto i livelli poi ci pensiamo a farli, li faccio io fuori da nel video, se no come al solito viene a fare un video da 40 minuti in cui sto lì, forse devo scegliere questo, forse quello, minchia lupo, ocbo mio, quanto si lento, ocbo mio. Torniamo in capitale, dunque. Yes. Torniamo in capitale, turu. Qua. Piano, poi vicino alle montagne va lento, guarda lì che proprio fa rallentino. Try to avoid. Niente. Ciulo.
Sciulo. Let's make this quick. Let the attack commence. Questo è uno dei brutti che devi scendere fino sotto, spera di gettarlo tra l'altro. Voglio andarmene da qua, io me ne voglio andare. Voglio tornare alla capitale. Che ragazzi. Poi a buffo ti fa cominciare la mappa in cima, che non c'ha senso, perché non è che stavo in cima tipo qui, no? Che dici sei entrato qui, devi arrivare. Stavamo tipo qua. A buffo. Siamo piovuti dal cielo e ora dobbiamo fare tutta la strada fino sotto. Lezione. Dai. Yes.